Ciao ragazze, benvenute e bentornate qui sul mio canale. Oggi salutiamo ancora un'altra volta il 2020 con il video dei preferiti costosi questa volta. Avete già visto sul canale il video relativo ai prodotti più economici che per me sono veramente validissimi, quindi nel caso in cui ve lo siete perse ve lo lascio giù in info box così potete recuperarlo, anche perché spendere poco e avere prodotti di qualità non è male, quindi andate a dare un'occhiata. Oggi vi parlo invece di quelli che sono i prodotti più costosi che secondo me valgono veramente i loro soldi. Premessa, non ho provato tantissimi prodotti costosi in questo 2020 e ce ne sono alcuni che sto testando da troppo poco e che quindi non ho inserito in questo video, ma li avete visti comunque all'opera su YouTube, quindi più o meno sapete anche di quali sto parlando. Non fate caso al mio eyeliner, devo dire che oggi è una delle giornate in cui l'ho applicato peggio degli ultimi mesi, veramente, però non mi andava di rifarlo, scusate, veramente, cioè, lo ammetto, è fatto male. E prima di iniziare vi ricordo ovviamente di iscrivervi al mio canale se non volete perdervi tutti i video in cui utilizzo questi e tantissimi altri prodotti make-up. Io vi aspetto appunto nella mia community, è assolutamente gratuito, quindi perché non cliccare quel tastino rosso? Bene, allora partiamo dai fondotinta. Voglio partire con il fondotinta che indosso, ne ho selezionati tre, che sono secondo me assolutamente validi. Partiamo con appunto quello che ho addosso, che è l'Authentic Skin di Zoeva, un fondotinta bellissimo. Devo dire tra i costosi il mio preferito in assoluto di quelli che vi mostro. È un fondotinta dal finish leggero, una copertura comunque medio-alta, come vedete. Non si nota tanto che ho un fondotinta bello coprente perché appunto è super naturale, ha una lunghissima tenuta. Vi parlerò anche poi di un fissante che per me è top con quasi tutti i fondotinta. E bellissimo anche il pack, ma è un altro discorso. Disponibile in tantissime tonalità, quindi sicuramente troverete anche la vostra. Dura tantissimo, su pelle grassa come la mia dura veramente tantissimo. E in più un altro, diciamo, pro che ha è che contiene rosa canina, che aiuta a prevenire e a diminuire le rughe e fa un effetto antietà che non guasta mai. Vi segnalo anche che questo fondotinta di Zoeva è made in Italy e lo potete leggere al di sotto del fondotinta, quindi sosteniamo anche i prodotti che vengono realizzati in Italia. La realtà è che l'80-85% della cosmetica viene realizzata in Italia, però appunto io vi segnalo che anche questo lo è. Altro fondotinta che ho avuto modo di testare a fondo in questi ultimi un mese, due mesi, è sicuramente il NARS Radiant, Natural Radiant Longwear Foundation. Questa in realtà è una colorazione un po' scura per me, è la L5 Fiji, però in realtà cerco sempre di metterlo un po' a posto con una cipria, quindi alla fine riesco ad utilizzarlo. È un fondotinta abbastanza simile a quello di Zoeva, nel senso che entrambi sono molto coprenti, entrambi hanno un finish comunque che rimane molto naturale ed entrambi sono a lunga tenuta, resistono veramente tantissimo anche questo di NARS. La differenza, l'unica differenza secondo me, poi devo magari andare più a fondo, però l'unica differenza che ho trovato è il fatto che questo qui di NARS abbia un tocco un pochino più luminoso rispetto a quello di Zoeva, però io solitamente, avendo pelle grassa, fatica a utilizzare i fondotinta luminosi. Devo dire che questo dura tantissimo e non va assolutamente a diventare oleoso, quindi assolutamente top secondo me. Tra l'altro è uno dei più conosciuti, più venduti, più amati, quindi vi ho già detto tutto. Anche lui è disponibile in tantissime colorazioni, dalle più chiare alle più scure, quindi assolutamente anche una selezione di colori molto inclusiva. L'ultimo fondotinta che ho da segnalarvi è un altro made in Italy, prodotto in Italia ma da un brand straniero assolutamente, ossia Fenty Beauty. Sono convinta che questo fondotinta che vi sto per mostrare non piacerà a tutte le ragazze che l'hanno magari già provato, perché è un fondotinta secondo me un pochino difficile, però lo inserisco nei miei preferiti perché su di me funziona perfettamente. Vi sto parlando del Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation. È un fondotinta matte a coprenza, oserei dire quasi estrema, un po' pesantuccio, per questo sono convinta che non piaccia a tutte le ragazze. La sua formula è priva di oli, quindi è perfetto per chi ha pelle grassa, perché assolutamente non si lucida
dopo tante tante ore di applicazione. Questo però mi fa pensare che non sia adatto a pelle secca, ma se avete pelle grassa vi consiglio di provarlo. L'unica cosa con cui dovete fare un po' la mano, che all'inizio vi sembrerà un po' difficile, è la stesura, perché sembra all'inizio che non si stenda in modo omogeneo, però lavorandoci un po' potete capire come è meglio stenderlo, quindi pian piano riuscirete a trovarlo. Una volta che l'avete steso è omogeneo assolutamente, quindi per me questo qua è un altro fondotinta top. Passiamo al correttore. Ho segnalato il numero 1 negli Stati Uniti, in realtà l'ho scoperto ieri sera mentre preparavo questo video, non sapevo fosse il più venduto negli Stati Uniti, e vi sto parlando del Radiant Creamy Concealer di NARS. NARS è un brand che ho scoperto nel 2020. Sto testando una palette occhi che però non ho inserito qui perché non l'ho ancora provata a fondo. Mi sta piacendo, ma non potevo inserirla senza averla veramente provata tanto. Questo qui è un correttore media coprenza ma modulabile. Se volete una coprenza estrema potete semplicemente andare ad aggiungere prodotto e potete raggiungere una coprenza veramente alta. Ha un finish leggermente luminoso. La cosa che mi piace è che copre benissimo tutti i difetti e non va a fermarsi nelle pieghette, nelle rughette, quindi veramente molto molto bello, e una volta settato è magnifico. Lunghissima tenuta, perché la mattina l'ho applicata e alla sera è ancora identico. E un'altra cosa che mi piace è che anche lui è disponibile in tantissime colorazioni, quindi molto molto inclusivo come prodotto, come gamma di colori. Passiamo alle ciprie, ne ho segnalate due: quella che indosso, che è la Peach Perfect di Too Faced, e una che in realtà non indosso ma mi sta piacendo molto, la sto testando da un mesetto e mezzo con costanza perché volevo capire se poteva entrare o no in questo video, è la Loose Setting Powder di Anastasia Beverly Hills. Entrambi prodotti veramente ottimi. Quella che indosso appunto è la Peach Perfect, mi piacciono perché sono entrambi ultra fini come ciprie, quindi non creano mascheroni, non si notano troppo. Di questa qui ho la colorazione, in realtà non so, ok, translucent, quindi trasparente. Di questa qui invece ho la colorazione, non mi ricordo, non so dove c'è scritto, ah ok, translucent sempre. In realtà trovo che questa sia leggermente colorata mentre questa no, pochissimo. Entrambe hanno la funzione di assorbire il sebo, quindi sono perfette per pelle grassa. Entrambe le utilizzo sia sul contorno occhi che su tutto quanto il viso. Questa qui è abbastanza diciamo secca, cioè va a seccare un po', quindi io la amo perché appunto cerco questo da una cipria, però se avete una pelle estremamente secca forse sarà un po' pesantuccia, magari non utilizzatela nel contorno occhi che è una zona molto delicata, però entrambe consigliatissime. Per quanto riguarda il bronzer ho deciso di segnalarvene solamente uno perché secondo me non c'è nessun bronzer di quelli che ho provato che ho nella collezione che possa competere con questo, che è di Anastasia Beverly Hills. Questo qua è il Powder Bronzer nella colorazione Rosewood. Ce l'ho da tantissimo, assurdo che non abbia ancora il buco, ve lo dico perché veramente ce l'ho da tanto, ma veramente tanto. Questo qui è il prodotto, ora voi non lo notate ma è praticamente incurvato in modo all'interno perché l'ho utilizzato veramente tantissimo, non solo nel 2020 ma anche nel 2019. Questo è il miglior bronzer low cost, high cost, qualsiasi cosa che io abbia mai provato. È quello che ho su in questo momento, beh, adesso è mixato con il blush che non è un high cost, però insomma veramente questo bronzer me l'avete già visto utilizzare tante volte ed è il mio preferito in assoluto. Mi piace perché è leggerissimo, potete applicarlo in modo molto leggero oppure più pesante andando ad applicare più prodotto, non è subito troppo pigmentato che non riuscite magari a renderlo naturale. Ha un effetto bellissimo, leggero, fine, si fonde perfettamente con la pelle, si sfuma, che è una meraviglia veramente, e mi piace perché vabbè, resta lì durante tutta la giornata e si applica in modo veramente perfetto. Il costo è un po' altino, però secondo me questo qui vale tutti quanti i centesimi e se anche costasse di più li varrebbe lo stesso secondo me, quindi
bronzer della vita, io questo vi consiglio di provarlo almeno una volta. Come bronzer vi segnalo anche quello che c'è all'interno della Kali Contour. Ho valutato molto se inserire o no la Kali Contour in questo video. Il motivo per cui non volevo inserirla è che la sto provando da solamente 2 mesi e non l'ho provata con costanza perché ho avuto tanti altri prodotti del genere da provare, quindi ve la voglio menzionare comunque perché è una palette ottima, bellissima e veramente le polveri sono qualitativamente parlando ottime. Abbiamo una selezione di polveri che possono essere adatte per completare il make-up su tutto il viso, perché abbiamo 2 bronzer, uno più scuro e uno più chiaro, abbiamo un illuminante, abbiamo un illuminante che può essere usato anche come blush perché è molto arancione, abbiamo un blush e una cipria. Vi segnalo che è un'ottima palette, che io la sto amando, però non volevo inserirla perché appunto l'ho testata poco, come vedete, quasi intonsa, quindi ve la inserisco come extra, perché non potevo lasciarla fuori, dai ragazze, è veramente pazzesca. Ah, e non ve l'ho detto, ma lo saprete già, è di Smashbox. Non ho selezionato blush in realtà, perché quelli che mi stanno piacendo li sto ancora testando e quindi mi sembrava sbagliato inserirli in questo video, quindi passiamo direttamente agli illuminanti. Allora, illuminante scoperta assoluta di questo 2020 è Ofra Cosmetics. Ho ordinato su Beauty Bay, credo nella prima metà dell'anno del 2020, questo qui che è l'Ofra per Madison Miller Highlighter, quindi in collaborazione con Madison Miller, colorazione Moon Dance, ed è qualcosa di spettacolare. È quello che ho su in questo momento, guardate, bellissimo. Se state dritte alla luce è bello perché è naturale, se andate a favore di luce, stupendo. Uno degli illuminanti più belli che io abbia mai provato, veramente, nonostante sia così pigmentato, è molto molto leggero, si fonde benissimo con la grana della pelle, con la texture della pelle, non va a risaltare quelle che possono essere appunto la grana, la texture, quindi stupendo. E il prezzo è leggermente altino, però in realtà il mio consiglio è, se volete provarlo, di ordinare la versione mini, che è più piccola di questa, perché comunque è un prodotto che vi dura tantissimo, anche il mini, quindi se volete provarlo prima di acquistarlo in full size magari fate così. Il secondo illuminante di cui vi parlo non è una novità, penso che sia nel video preferiti di 95% delle youtuber al mondo, perché è uno degli illuminanti più famosi, più amati, più rinomati, ossia Becca. Però dovevo inserirlo perché comunque, anche se è il preferito di tutti, è anche il mio, cioè è veramente pazzesco, quindi non potevo lasciarlo lì. E questo qui è nella colorazione Champagne Pop ed è lo Shimmering Skin Perfector Pressing. Vabbè, non riesco a pronunciarlo, comunque trovate giù il link tutti quanti in info box. Appunto, questa qui è la colorazione C-Pop, ce l'ho da tantissimo e potete anche vedere secondo me quanto ci stia venendo il buco, bellissimo, la colorazione è bella gold, veramente bellissima, cioè gold, champagne più che gold. Tra l'altro molti dicono che il pack si rompe, io ce l'ho da 2 anni, l'ho anche portato in viaggio, non si è mai rotto né niente, quindi boh, non lo so. Questo qui è un illuminante con dei pigmenti extra fini che si fonde perfettamente con la pelle e rimane leggermente più naturale, se così si può dire, rispetto a quello che ho su in questo momento. È una parola grossa perché anche lui è bello power, però rimane un pochino più, secondo me, naturale. Entrambi comunque potete andare a scegliere voi quanto li volete power, andando poi ad aggiungerci prodotto. Veramente bellissimo, ce l'ho da tanto, vale ogni singolo centesimo e tra l'altro vi dura un'eternità, perché ovviamente di illuminante se ne utilizza molto poco. Passiamo agli occhi. Mi vedete un po' in difficoltà per quanto riguarda le palette occhi, perché in realtà non ho provato tantissime palette occhi costose in questo 2020. Spero nel 2021 di avere l'opportunità di provarne di più. E non ho voluto inserire 2 palette, che sono quella di Line Crime e quella di NARS, perché le sto testando da troppo poco, le ho usate troppe poche volte, nonostante le volte che le ho usate sono veramente pazzesche, però magari ve le inserisco in un preferiti di qualche mese del 2021, quando riuscirò a testarle di più. E di conseguenza ho selezionato 3 palette di un brand e una palette di un altro brand. Lo so, ve ne parlo sempre, sono veramente in tanti i miei preferiti, però se ci sono è perché meritano.
E vi sto, ovviamente, perché molti di voi avranno già capito, parlando delle palette di Anastasia Beverly Hills. Per me queste palette valgono ogni singolo centesimo e anche di più. Sono palette bellissime, le formule degli ombretti di Anastasia per me sono le migliori veramente, non dico al mondo perché non ho provato tutti i brand, però ci manca poco. Quelle che ho io sono, l'ultima arrivata che l'ho acquistata nel 2020 è la Amrezy, poi ho la Sultry che sicuramente ce l'ho da prima del 2020, ma vedrete quanto l'ho utilizzata, e infine la mia palette preferita di tutta la collezione che è la mia amata Soft Glam, che quando devo fare un make up da tutti i giorni, un make up elegante, un make up glam, vado su di lei e vado sul sicuro. Allora, sono tutte e tre bellissime. La Soft Glam la consiglio a chi cerca una palette nude da tutti i giorni, che non vuole degli shimmer super super extra, perché la cosa che mi piace delle palette di Anastasia è che ad esempio le formule degli shimmer della Soft Glam rimangono molto glam, molto naturali, non sono shimmer pacchiani, non so come spiegarvi, ma comunque molto belli, quindi veramente bellissima. Secondo me questa, se vi serve una palette da tutti i giorni e vi serve una palette magari anche per quelle occasioni speciali come può essere un matrimonio, un evento, un battesimo, quello che vi pare, lei secondo me è perfetta. Molto bella e quella che ho utilizzato di più di tutta la mia collezione è sicuramente la Sultry. Ha colori anche in questo caso nude, ma non solo, abbiamo dei caldi, dei freddi, gli shimmer li amo. Come vedete quasi tutti gli shimmer hanno il buco perché sono veramente bellissimi. Mi ricordo Pearl è uno degli shimmer più belli che io abbia nella mia collezione, veramente bellissimo. Mi piacciono molto anche quelli più scuri, ad esempio questo ha veramente il buco, cioè si vede proprio la fine. Poi vedete i matte che non ho utilizzato tantissimo in realtà perché se ne usa meno, si consumano meno in fretta, comunque veramente top anche lei. Mentre l'ultima arrivata è la Amrezy, che ho scelto di ordinarla perché ha delle colorazioni un pochino più pazzerelle. Abbiamo comunque dei nude che non ho utilizzato tantissimo, avendoli comunque più o meno in tutte e tre le palette, ma poi abbiamo questa selezione di rosa e violetti che è una meraviglia. Barb è uno dei, questo è uno degli shimmer più particolari che io abbia nella mia collezione, bellissimo. Poi abbiamo Leo, questo azzurro che è luce pura, è veramente come lo vedete nella cialda, e quindi io mi sento di aggiungere anche lei perché veramente le formule sono pazzesche. Quindi se volete andare sul sicuro, volete dei prodotti che siano facili da utilizzare, che si sfumino bene, che non dovete stare lì a impazzire, allora Anastasia senza dubbio. L'altra palette che voglio consigliarvi è di Natasha Denona. Di Natasha Denona io vorrei provare altre cose perché ho visto tantissimi video e mi sembra che tutte le palette abbiano quella marcia in più. Io però avevo scelto di ordinare su Look Fantastica, 47 euro invece che 120, la Biba Palette. È una palette anche lei nude, lo so, io amo i nude e non so perché, ma io ho un debole. Quando vedo una palette nude devo prenderla. La Biba Palette è questa qui e all'interno abbiamo, ve la faccio vedere spero senza distruggerla, abbiamo queste cialdine. Anche questa non sembra all'apparenza utilizzata tanto, ma dovete pensare che io ho tantissime palette, quindi difficilmente mi trucco tantissime volte con la stessa andando fino a distruggerla come era stato per la Sultry. Però anche questa bellissima. Il mio colore preferito assolutamente è Monroe, questo shimmer bellissimo. Anche qui abbiamo tantissime tonalità nude, vi permette di fare dei trucchi glam naturali, dei trucchi più sofisticati, degli smoky veramente bellissimi. Abbiamo anche dei colori più freddi che ammetto non uso mai perché su di me non mi piacciono. Tra l'altro questa qui ha le cialdine estraibili, quindi potete andare a toglierle e mettercene un'altra. L'unica cosa che voglio dire riguardo a questa palette, la consiglio a chi utilizza tantissimo prodotto, quindi magari volete prendere questa palette per utilizzarla tutti i giorni, magari siete delle makeup artist e volete utilizzarla sulle vostre clienti, quindi ne utilizzate tantissima, e la consiglio a chi
ci sta già un po' a fare, perché sono, rispetto a quelli di Anastasia, secondo me un pochino più difficili da gestire. Ad esempio i matte dovete starci su un pochino di più per sfumarli, ma se ci sapete fare poi veramente da questa ottenete il massimo. Bellissima. La polemica sul prezzo. Questa palette costa intorno ai 120-122 euro, adesso non ricordo. È una polemica secondo me non troppo fondata, perché in realtà, ragazze, questa palette di Natasha Denona in proporzione costa meno delle palette di Anastasia, ed è una cosa che non ho mai sentito dire da nessuno. Nessuno ha mai notato che queste cialdine contengano veramente tanto prodotto, di più rispetto ad Anastasia. Credo contengano il triplo del prodotto che c'è nelle cialdine di Anastasia, quando il prezzo è non più della metà, cioè poco più della metà, vabbè, insomma, avete capito. Quindi secondo me la polemica sul prezzo non è fondata, considerando la quantità di prodotto che c'è. Sicuramente è un investimento, perché comunque state spendendo 120 euro su una palette, ma avete tantissimo prodotto. Per questo la consiglio a chi appunto ne usa tanto di prodotto, a differenza mia che ho 35.000 palette e poi ne uso pochissime. Ma andiamo avanti. Per quanto riguarda gli occhi, non ho selezionato altri prodotti, non ho mascara che secondo me vale la pena acquistare piuttosto che altri che avete visto nel video low cost, quindi piuttosto che inserirne per forza uno ho preferito non inserirli, spero non sia un problema, e nemmeno l'eyeliner, perché in realtà non ne ho provati tanti di eyeliner, ho sempre usato quasi sempre gli stessi. E quindi passiamo alle labbra. Per le labbra ho selezionato tre prodotti. Sì, ho fatto una selezione un po' tosta perché avrei avuto tantissime cose da selezionare, però alla fine ne ho selezionati tre. Il primo, quello che indosso, è il mio preferito di tutta la mia collezione, anche se abbiamo una minaccia che vi mostro dopo, che lo sta un attimo tentando di spodestare dal podio. Però Charlotte Tilbury Red Hot Lipstick 2, credo sia la linea numero 2, questo qui è Red Hot Susan. A parte il pack, che è veramente il più bello che ho nella collezione, con questo pack tutto quanto leopardato, è un rossetto fantastico. Io ho la colorazione Red Hot Susan, che è questa che indosso, che è un bellissimo rosso. Non l'ho consumato tanto perché non vorrei che finisse troppo in fretta, devo essere onesta, ma le volte che l'ho utilizzato è pazzesco. Cosa mi piace? Allora, mi piace che abbia un finish opaco, ma sia cremoso quando lo applicate, il colore è bello pieno, e poi nonostante sia matte non vada assolutamente a seccare le labbra, anzi lo sentite quasi come se avete messo un burro cacao, perché è idratante, quindi veramente pazzesco. Leggevo sul sito che c'è scritto faccia anche un po' effetto rimpolpante, non l'avevo mai notato, non penso che sia la sua caratteristica più evidente, però insomma è veramente un ottimo rossetto. Questo costa 35 euro, secondo me li vale tutti, e comunque vi dura tantissimo perché ne basta veramente una passata per avere il colore bello pieno e uniforme, quindi per me questo qua è veramente top top top. Vi ho detto che Charlotte Tilbury ha una piccola minaccia che vuole toglierlo dal podio, e la minaccia è Huda Beauty, assolutamente. Ho finalmente provato i Power Bullet di Huda Beauty di cui tutti parlavano. Io ho ordinato la colorazione Interview, sono dei rossetti matte, però hanno una texture cremosa, quando li andate ad applicare sono cremosi, dopodiché va a seccarsi sulle labbra ma non eccessivamente. È super super confortevole, una delle formule insieme a questa più confortevoli che io abbia mai provato. Pack molto bello, ha la calamita, quindi quando voi lo andate a chiudere fa la calamita, e questo qui è il pack e questo qui è il prodotto. Questa è la colorazione Interview, davvero bellissima, sicuramente andrò a ordinarne delle altre. Facile da stendere perché si applica subito in modo uniforme, veramente perfetto. Una cosa che noto, magari se qualcuno ce l'ha da più tempo fatemi sapere se anche secondo voi è così, mi sembra che questo si consumi molto in fretta come prodotto. Non lo so perché ovviamente ce l'ho da poco, però non so, mi dà l'idea di consumarsi in fretta, boh, fatemi sapere. Infine ho selezionato tre rossetti di Banana Beauty, che sono in realtà i tre che ho. I rossetti liquidi di Banana Beauty sono spettacolari, soprattutto per chi ama l'effetto estremo matte e la lunga tenuta. Questi qua tra i costosi
sono quelli che durano di più sulle mie labbra, che hanno una tenuta più alta, abbastanza facili da stendere, un pochino, il colore è un pochino meno pieno rispetto agli altri due, però veramente dopo una o due passate il colore è perfetto e omogeneo. Vanno subito ad asciugarsi, questi qui non li consiglio forse a chi non vuole che il rossetto asciughi troppo, ma io li amo perché asciugano tanto e quindi rimangono lì, sono non transfer e veramente stanno lì dalla mattina alla sera, quindi davvero secondo me ottimi. Concludiamo questo video dei preferiti del 2020 con uno spray fissante, scoperta assoluta del 2020. Ne avevo sentito parlare tantissimo ma non l'avevo mai ordinato. Vi sto parlando dell'All Nighter di Urban Decay. Ho sempre pensato che non mi sarebbe servito provarlo, che potevo usare quelli che avevo sempre qua e là, però poi quando ho avuto l'occasione l'ho preso e ragazze, miglior spray fissante della vita. Su pelle grassa funziona benissimo perché non contiene oli e quindi va a mantenere matte il make up tutto il giorno. Mi piace molto lo spruzzo che ha, che non è continuo, però se lo spruzzate dalla giusta distanza non vi lascia le goccioline che io odio, di alcuni spray lo fanno. Ha una formula molto molto leggera, non si nota che avete poi fissato tutto con un fissante. Quello che mi piace è che con lui tutti i prodotti che applicate, soprattutto per quanto riguarda la base, hanno una marcia in più. L'avete visto utilizzare da me in qualche video, quindi avete visto quanto fa la differenza, ma veramente non so neanche come descrivervelo perché è stupendo. Questo qui è disponibile su Lookfantastic come tanti altri prodotti e nel caso sia ancora valido, non lo so, magari quando edito il video ve lo scrivo, ve lo lascio qua, nel caso lo sia, ho un codice sconto che vi sconta, questo credo però sconti il set da 2, vabbè poi andate a fare voi una prova, ma sconta anche tanti dei prodotti che vi ho menzionato durante il video, magari ve lo scrivo giù in info box, quindi se volete provarlo secondo me è l'occasione migliore. Questo qui appunto è venduto su Lookfantastic sia in versione singola che in versione mini credo, e anche in versione doppia, quindi io sicuramente lo andrò a ricomprare, spero che mi duri tanto perché non voglio andarlo a ricomprare subito perché cioè, dai, però per il momento non mi sembra che si usi tantissimo il prodotto, quindi assolutamente assolutamente da provare. E niente ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video dei preferiti, ovviamente aspetto di sapere quali sono i vostri preferiti costosi, quindi quei prodotti per cui magari ci avete speso un rene ma l'avete fatto senza rimorsi e non avete rimpianti, niente, perché veramente valgono ogni centesimo, perché io sono poi curiosa di andare a provare magari altri prodotti amati. Sicuramente ci sono tanti tantissimi brand e prodotti che vorrei provare, spero nel 2021 di riuscire a portarmi a casa un pochino più prodotti di questa fascia per provare un po' tanti brand che sono conosciuti e amati. Io vi ringrazio per la compagnia che mi avete fatto anche oggi, spero di avervi tenuto compagnia anche io e se non volete perdervi tutti quanti i miei prossimi video vi ricordo di iscrivervi al mio canale e attivare anche la campanellina. Seguitemi anche su Instagram dove posto tanti look un pochino più extra, un pochino più particolari, anche dei mini tutorial, quindi assolutamente. Poi su Instagram ci sentiamo quasi tutti i giorni sulle stories, quindi vi aspetto anche lì. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!